Eccoci qua al Polsk Fest. Sì, siamo in compagnia degli Odre, un gruppo di giovani piemontesi provenienti da Torino che hanno appena finito con la loro esibizione per aprire al primo giorno alla serata del venerdì. Una bella apertura, devo dire, con un pubblico molto caloroso che ha risposto alla proposta musicale con un buon entusiasmo. Allora, intanto, la vostra formazione è abbastanza recente, se non sbaglio. Volete parlarci un po' di come nasce il progetto? Da dove avete raccolto le vostre idee? Allora, come progetto nasce più o meno 3 anni fa e l'idea era quella proprio, diciamo, classica di accumulare il metal alle leggende nostre piemontesi e, diciamo, abbiamo avuto un po' di problemi a cercare i vari componenti della band perché è sempre difficile, gente che se ne va, gente che torna, così siamo riusciti alla fine a trovare una quadra e è quella che avete visto oggi sul palco, insomma. Ecco, tu ci hai accennato al discorso riguardante le leggende piemontesi. Ora, ho visto il vostro show di prima ed era praticamente la base della maggior parte dei testi. Mi interessa sapere come cercate le leggende, come ci mettete mano, che approccio avete verso il repertorio, diciamo, della leggenda. Allora, beh, musicalmente parlando abbiamo un approccio, cioè, diverso da quello di altri gruppi, nel senso che noi non ci vestiamo in maniere particolari, mettiamo la nostra camicia per simboleggiare i racconti dei boschi, quindi niente di più, niente di meno. Tipiche tradizioni boscaiole e non vogliamo portare niente di più. E le leggende sono quelle tramandate dai nostri nonni, anche famosa come quella del Ponte del Diavolo, che noi mettiamo a raccontare sul disco e poi ricerchiamo attraverso libri e tutto quanto così. Sempre per quanto riguarda il discorso testi, ho visto che voi cantate prevalentemente in italiano, in pratica. Adesso, questa scelta è abbastanza comune nel folk metal italiano, diciamo. Non troppo, ma abbastanza. Un po' meno nel metal italiano in generale. Vi ha mai dato problemi questa scelta a livello di ricezione da parte del pubblico? Il pubblico apprezza la scelta o meno di utilizzare la lingua italiana? Perché avete scelto di utilizzare la lingua italiana? Se pensate di usare anche inglese o dialetto? Io penso in realtà che sia proprio il contrario, che è una scelta che ci ha favoriti, dal momento che il folk è proprio un genere in cui bisogna prediligere la propria cultura, no? E quindi l'italiano ci favorisce dal momento che noi siamo piemontesi, parliamo delle leggende piemontesi e farlo in inglese sarebbe abbastanza grottesco. Quindi mi pare che sia la scelta più logica e quella che anche va incontro al pubblico, no? Sicuramente al di fuori dell'Italia chi ascolta gli Odr avrà un po' di difficoltà, ma comunque si tratta di musica, no? Quindi mi è piaciuto molto quello che hai detto e sono perfettamente d'accordo con te, però non è scontato, c'è molta gente che racconta dell'identità e delle tradizioni italiane utilizzando la lingua inglese. Poi, a gusto personale, anch'io preferisco i testi in italiano. Ok, allora, discografia, avete pubblicato nel 2014 il vostro primo EP. Come è stato recepito dalla critica? Uno, se avete ottenuto recensioni più positive, più negative o mezza via. E se avete già altri lavori discografici in cantiere per il futuro? Che... Allora, l'EP ha avuto riscontri sia molto positivi sia medi. Le critiche, quelle poche che ricordo, erano tutte indirizzate a un'eccessiva somiglianza con gruppi come Puro Orgallico,
Schwarztot, quale altro gruppo ci hanno paragonati? Non mi ricordo. No, Furor, Schwarztot e... Vabbè, insomma, cioè, comunque, come critica a noi fa piacere, cioè, è praticamente un complimento quello. Anche perché, cioè, l'ispirazione principale che abbiamo parte dai Furor Gallico, però si evolve con l'idea di provare ad unire black pagan metal con folk di stampo celtico a livello musicale. A livello del concetto espresso con i testi è ovvio che si parla di altro. Per quanto riguarda i progetti futuri, ci siamo posti come limite la primavera del 2016 per fare il pool, il nostro primo pool. Ad esempio l'ultima traccia, cioè l'ultima canzone che abbiamo suonato oggi, il campanile, ne farà parte. La prima con cui abbiamo aperto ne farà parte e per il resto siamo al lavoro. Ottimo, ottimo, allora vedremo, resteremo in attesa del prossimo lavoro. Sul discorso di somiglianza a gruppi come Puro Gallico, personalmente è una cosa che volevo chiedere. Ho notato, poi magari è un'impressione mia personale, un'impronta che ricorda molto certo Pagan anni 90, proprio le prime sperimentazioni. Penso ad esempio ai Kruakan, uno su tutti, no? Mi interessava sapere se avete particolari modelli ispiratori sul piano musicale e se questi sono più nell'ambito metal, più nell'ambito folk, più nell'ambito folk metal anche, e come vi rapportate più o meno con la musica tradizionale della zona da cui venite, o italiana in generale, se avete rapporti, se vi sentite più legati ad esempio a quella anglosassone irlandese che ho sentito c'è molto, almeno. Da un punto di vista musicale, nel metal abbiamo diversi punti di riferimento. Abbiamo ovviamente i Furor per quanto riguarda il cantato, che è la prima cosa che la gente sente, no? C'è l'alternanza di scream, growl e cantato melodico. Poi abbiamo i Finsterfors, che sia io sia il chitarrista, che siamo le persone che scrivono la musica nel gruppo, adoriamo. E poi io quando scrivo la musica prendo anche come punto di riferimento un sacco di armonia della musica classica ottocentesca, cioè mi piace attingere da qualsiasi cosa che abbia un senso armonico interessante e innovativo, che non sia solo il solito giro di do o i soliti giri che vengono driti e ritriti nel metal, no? Cioè, è molto facile comunque rimanere sempre sugli stessi giri nel metal. Per quanto riguarda invece ispirazioni del metal in generale, abbiamo anche qualcosina di progressive e di black, nel senso che non ci piace tenere sempre lo stesso tempo, come avrete sentito, no? Per la canzone ci piace cambiarlo, ci piace fare tempi dispari e allo stesso tempo ci piacciono anche le armonie black, queste successioni di accordi minori che danno un senso poco cupo della musica, no? Trasportano oltre la musica. Perfettamente d'accordo. Ok, allora vediamo un po' il discorso sull'etichetta invece, sull'etichetta discografica. E già ridi. Allora non ti faccio neanche la domanda. Sono travagliato. No, dunque, noi siamo riusciti abbastanza in fretta a trovare un accordo con la... Posso citarli, sì? Posso citare l'etichetta? Sì, sì. Poi con la Nemeton Record, che sicuramente sta facendo un ottimo lavoro e con molte band italiane, quindi anche emergenti, quindi sicuramente è un'etichetta che lavora bene. E poi futuro non abbiamo progetti, vedremo all'uscita del CD nostro, vedremo quello che accadrà. Noi non abbiamo molto a progetti,
siamo un po' per quello che verrà, chi vi verrà vedrà, ecco. Ho capito, ho capito. Beh, adesso voglio farvi un'ultima domanda, almeno credo sia l'ultima. Allora, voi venite da Torino, Piemonte, una zona che forse per certi aspetti in Italia è storicamente tra quelle in cui il metal si è sviluppato di più. Non so se posso dirlo, però penso a gruppi come Necrodeath, Opera Nona, Cadaveria. Sì, ma anche nel panorama folk. Sì, anche nel panorama folk. I Lukins. Chi, scusa? I Lukins. Questi mi mancano. Salutiamo. Ciao Lukins, siete dei bastardi. Ok, allora... Come i Gotland anche. Ok, quindi la domanda era... Voi come torinesi come vivete il panorama musicale della vostra zona? È una zona che ha da offrire ancora oggi, che vi lascia un po' delusi? Come sono i festival? Se ce n'è qualcuno in particolare che vi ha dato qualcosa? No, allora, purtroppo parlando di festival, ci sono sempre concerti, però la scena è seguita, ma festival ce ne sono pochi, per via della penuria purtroppo anche di locali, che sono sempre meno. Però no, la scena devo dire che è assolutamente molto seguita, perché prima di noi ci sono gruppi che per noi sono eccezionali, come Gotland o Lukins, dai quali dobbiamo molto, sono i nostri zietti Lukins, o ancora i Winterboot per esempio, che sono piemontesi anche loro. Quindi no, in realtà secondo noi è una scena molto forte, è ancora presente, che stanno tutto lavorando sui propri CD, lavori, e al quale noi dobbiamo tantissimo, quindi assolutamente un'ottima scena e basta. Allora, oggi avete aperto il Post Fest, che è tradizionalmente, diciamo, possiamo dirlo, uno dei punti di riferimento per la scena folk metal italiana da un po' d'anni a questa parte. Ok. Beh, immagino che per voi sia stata una bella soddisfazione. Tra l'altro leggevo prima che voi vi siete conosciuti e avete avuto l'idea di fondare la band proprio qua al Post Festival, giusto? O ricordo, o è sbagliato? No, beh, diciamo che probabilmente è un'idea che raggruppa qualunque gruppo folk. Cioè, comincia a suonare, il grande obiettivo, il primo dei grandi obiettivi è il Post Fest, assolutamente. Beh, io mi chiedo, obiettivi adesso, in quanto a live, concerti, date particolari, cosa bolle in pentola? Sì, chiedevo adesso che avete aperto il Post, che è comunque un buon obiettivo, avete qualche concerto o festival particolare in programma che consigliate in modo molto caloroso ai fan di Iron Folks? O... Vabbè, c'è un festival underground organizzato dai nostri amici Gotland, che è il Metal Alliance si chiama, e si fa o a Chieri o a Torino, comunque in provincia di Torino. Comunque vi invitiamo a quel festival, che è un ottimo festival underground. Però per quanto riguarda noi, io penso che la nostra aspirazione primaria in questo momento sia scrivere musica per il CD e soprattutto suonare, ma ovunque, perché cioè, siamo alle prime armi come gruppo, nonostante l'ottimo riscontro da parte del pubblico per quanto riguarda le P, ma comunque dobbiamo solo suonare e scrivere valanghe di musiche. Beh, vedo che il pubblico già oggi conosceva abbastanza e cantava anche i vostri pezzi, quindi immagino che andando avanti il riscontro potrà solo che aumentare. Va bene, io direi che siamo a posto. Saluto da parte del sì. Questo lato. Ciao a tutti ragazzi, siete dei grandissimi, chi ci ha ascoltato, e un saluto a tutte le buone che ci ascoltano. Ciao, chiamatemi. Saluto. Ciao a tutti, sono Filippo, violinista in prestito, e niente, ascoltate buona musica. Sono di Como, del gruppo Prog Treva, e sono stato chiamato qua per una marchettata.
L'ho fatta volentieri. Bene, bene. Ciao ragazzi, bella. Con gli Odo è tutto. Ciao. Ciao a tutti.